L'altro giorno facevo le parole crociate e al 10 orizzontale mi è capitato il vero nome di Stefano Vanzina, Steno. Assomigliava a Howard Hughes. E poi questa pettinatura, diciamo un po' alla Douglas Fairbanks. Avevo questi baffettini fini, fini, fini. Solo che Steno era alto poco. Piccolino, minuto. Era troppo piccolo. Ma con un'autorevolezza che diventava un gigante. Un ottocentesco, a mio avviso, era proprio primi Novecento, era un signore, era diverso. Uno dei padri della commedia all'italiana. È difficile liquidare Steno con una battuta, molto difficile. Azione! E quindi ho ricevuto da sua moglie, madre di Carlo Enrico, quando è nato il mio primogenito, un incredibile completo da Per me lui era un po', insomma, un Billy Wilder italiano. Lo vidi girare e lui alla fine mi disse: tu mi avevi detto che vuoi fare il cinema, ti do un consiglio, un giorno ti capiterà di essere sul set del tuo film e prima o poi ti capiterà un momento in cui non saprai dove mettere la macchina. Mettila dove ti pare. Se la sceneggiatura funziona, mettila dove ti pare che andrà sempre bene.